Fantasy fa parte di una trilogia che si chiama Sulle passioni dell'anima. Questo è il secondo capitolo, il primo era Fear Party ed era un lavoro sulla paura collettiva, il secondo è Ecstasy, che è un lavoro sul desiderio, sull'eros, e il terzo lavoro che ho presentato a settembre a Roma, ha debuttato, è Thanks for Hurting Me, ed è un lavoro sul dolore. Questo lavoro, appunto, come ho detto, è un lavoro corale, perché dopo alcuni anni ho voluto rilavorare con un gruppo. Quindi lavorare su questo tema, che è un tema appunto legato anche un po' al mondo dell'eros, della droga, anche della spiritualità, cercare di creare una sorta di connessione tra questi elementi, per cui il lavoro, che è diviso in due parti, naturalmente senza intervallo, però questa prima parte che si chiama Take Me Up, Take Me Higher, ed è una sorta di mantra erotico, molto sospeso, una sorta di gospel personale naturalmente. Seconda parte invece, The Pleasure Dome, riprende un po' anche delle cose mie più tipiche, mentre la prima parte per me è un passaggio ad un nuovo territorio. È un lavoro quindi chiaramente che riendaga questo doppio di Eros, Thanatos, con dei risvolti assolutamente pop. Quindi cercare di arrivare a una sorta di visionarietà pop, ma anche crepuscolare, quindi un pop opaco, non un pop brillante come uno potrebbe immaginare.